fare gol è una gioia immensa, una scarica di adrenalina che parte dal campo e attraversa tutto il pubblico, unendo i presenti nell'emozione tracimante di essere dei testimoni di qualcosa di unico. Non a caso, infatti, gli attaccanti vivono per il gol, lo sognano, lo desiderano, perché nulla pareggia la sensazione del pallone che gonfia la rete. Il nostro campionato, poi, è tra i più tattici e complicati del mondo, e fare più di un solo gol nella stessa partita è un'impresa da ricordare. Doppiette, triplette, addirittura poker, sono il sogno proibito di tutti gli attaccanti. E quando ci si riesce per davvero, di solito, ti lasciano persino portare a casa il pallone della partita. 4 gol in una sola partita, in particolare, è roba da palati fini. E in Italia soltanto 26 giocatori sono riusciti nell'impresa. Un elenco prestigiosissimo, che attraversa generazioni su generazioni di campioni, per un viaggio nella storia che mette i brividi. Da Gianni Rivera a Mauro Icardi, da Spillo Altobelli a Bobo Vieri. Tra tutti loro, soltanto Boninsegna e Gilardino sono stati capaci addirittura di bissare l'impresa. E tra Marco Di Vaio, autore di 4 gol in un Parma-Bari, 4-0 del 2001, Dries Mertens, che li mise a segno nel pirotecnico 5-3 di Napoli-Torino 2016, e Marco Parolo, uno dei rarissimi centrocampisti di questo prestigioso elenco, capace di fare 4 gol in Pescara-Lazio 2-6 del 2017, è proprio il laziale, quello ad esserci riuscito all'età più avanzata, 32 anni suonati.